Buongiorno bimbi, benvenuti da me e da Edoardo per la nostra lezione di yoga in fabula, uno yoga molto creativo in realtà, dove ci sono tante cose, raccontiamo delle storie, ma soprattutto la novità è che questa volta la facciamo con i nostri genitori, mamma, papà, ok? Anche fratellini e sorelline. Allora, prima di iniziare oggi vogliamo dirvi una cosa. Procuratevi due pupazzetti, due peluche, qualsiasi cosa. Uno, ognuno di voi dovrà averne uno, quindi se siete di più, mamma, papà, fratellini, ognuno di voi ne dovrà scegliere uno. Un pupazzetto non molto grande, perché poi lo utilizzeremo alla fine per fare una piccola cosa, ok? Quindi adesso i pupazzetti li mettiamo via e ci serviranno per la fine della lezione. Iniziamo subito col fabbricare la nostra polvere magica. Quindi torniamo e andiamo a spalmarla per far diventare magica la nostra testa, la nostra fronte, i nostri occhi, bellissimi, le nostre orecchie, per sentire anche meglio il nostro nasino, per sentire meglio anche i profumi, la nostra bocca, e fabbrichiamo quando si finisce, la fabbrichiamo di nuovo, e la mettiamo, spalmiamo un po' sul petto, dove c'è il nostro cuoricino, così batterà ancora meglio. Aspetta, scendiamo verso la pancia, facciamo piccolo un giro, ok? Poi dobbiamo metterla dietro la schiena, fabbrichiamo, ci andiamo in avanti, se riusciamo appoggiamo la nostra testolina a terra, così siamo più comodi, e andiamo a spalmarla sulla nostra schiena, giusto? Poi torniamo su e la spalmiamo sulla spalla, gomito, il braccio, il polso, il palmo della mano e le dita. Fabbrichiamo e ancora spalla, gomito, braccio, polso e mano. Ma c'è qualcosa che non abbiamo fatto. Abbiamo dimenticato il collo. Bravo Edoardo, il collo dietro, davanti, così diventa bello lungo. Ma quello l'abbiamo fatto sugli occhi. Le gambe, ci siamo dimenticate delle gambe. Allora pieghiamo la nostra gambina destra e teniamo dritta la sinistra, col piedino sorridente, non triste, ma sorridente. E andiamo, fabbrichiamo, la spalmiamo bene, senza tirar su il nostro ginocchio. Quindi cerchiamo di stirare anche la nostra gambina mentre mettiamo questa polvere magica, che per magia stirerà la nostra gamba. E se ce la facciamo, solo se ce la facciamo, proviamo ad allungarci un po' per metterla sotto la pianta del nostro piedino. Ok? Dopodiché distendiamo la gamba, pieghiamo l'altra. Piedino sorridente, ricordatevi, non addormentato, sorridente. Fabbrichiamo. Non è finita, benissimo. E mentre mettiamo la polvere magica, immaginiamo che anche la nostra gamba si stira e per magia rimane dritta. E se ce la facciamo, tiriamo su il piedino, la punta del piedino su, sulla punta del piedino, e arriviamo sotto la pianta del nostro piedino. Ok. No, ma ci dimentichiamo anche sotto. Sotto, ma sotto quello facciamo. Adesso, dopo che abbiamo fatto la polvere magica, ritorniamo con le nostre gambine incrociate. Possiamo anche decidere di mettere un piedino sopra. Poggiamo le manine qui e facciamo diventare la nostra testolina un orologio, che come una lancetta incomincia a muoversi come la lancetta dei secondi. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Ma se questa testolina adesso diventa una campana, don, don, non si dice così, din don, din don. Possiamo fare anche din don, din don, din don, din don, din don. Ok, adesso invece proviamo a costruire una finestra. Vediamo, proviamo a mettere le manine sulle spalle e proviamo a chiudere questa finestra, quindi non si vede nulla.
racchiudiamo. Adesso apriamo la finestra. Wow! Vediamo com'è il tempo. Finestra chiusa. Finestra aperta. Finestra chiusa. Finestra aperta. E ancora chiudiamo una volta perché fa freddo. Invece la mattina l'apriamo e vediamo il nostro sole. Adesso invece proviamo a diventare dei burattini. Attacchiamo due fili, uno alla punta di un piedino, uno all'altro. Faremo muovere prima una gamba e poi l'altra. Come si fa a far muovere? Esattamente come i burattini. E da qui il filo mi tira su, la gamba, piego il ginocchio, tiro su e poi giù. Ma è sempre il filo che muove. Tiro su e porto giù. Ancora tiro su e porto giù. Adesso con l'indice e il medio, queste prime due dita, prendo la luce, il ditone grande, tiro sulla gamba e la faccio diventare come, che cosa? La vela di una barca che si muove con il vento, cercando di tenere dritta dritta il più possibile questa vela, no? Quindi dritta, 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 dritta. Poi invece questa gambina la porto verso di me e che faccio? Prendo il piedino, lo incastro qui, con l'altro braccio provo ad abbracciare e immagino di cullare un bimbo. Ok? Voi siete piccolini, però potete immaginare anche se avete fratellini e sorelline che li stiamo cullando, cullando, cullando. E poi lascio giù. Adesso c'è l'altro filo. Filo, 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 filo. E giù, 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 è il filo che tira giù. Tiro. E giù. Ancora tiro una volta. E giù adesso indice e medio. Ok? Queste due dita agganciano, prendono la luce e tiro su la gamba. Che può diventare, posso anche piegare meglio questa sotto e poi muovere questa gamba, ok? Mettendo giù il sederino, però senza rimanere su, ma tenendo giù il sederino. Questa diventa la vela della mia barca che col vento si sposta, ok? Aspetta, poi la possiamo fare l'ultima volta? Sì, dritta, dritta, dritta. Poi prendo la mia gamba, aggancio, metto il piedino nel braccio, con l'altra posso anche intrecciare le dita e cullo questo bimbo, ok? Cullo, 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 cullo. Perfetto. Adesso lascio andare giù e adesso quello che faremo oggi è trasformarci in dei supereroi. Questi supereroi saranno dei guerrieri, ma guerrieri della pace. Porteranno la pace e l'amore. Quindi dovranno non combattere con le armi, ma con un'energia magica. Ci siamo spalmati tutta la polvere magica, lo potremo fare. Quindi andiamo su in piedi e iniziamo a trasformarci nel primo supereroe. Il primo supereroe, allora che facciamo? Andiamo indietro con una gambina, possiamo mettere su il tallone, non dobbiamo tenere giù tutto il piede, pieghiamo questo ginocchio e facciamo sprigionare dalle nostre mani energia, energia, ci guardiamo negli occhietti, ci stiamo caricando di energia che dobbiamo diffondere in tutto il mondo per far diventare tutto il mondo pieno di luce e tanta gioia. E poi da qua il supereroe, ecco che ne arriva un altro supereroe. Da qui questo piedino dritto, questa gamba piegata, braccio lo mettiamo qua, ci guardiamo. Ok. Ci stiamo guardando, piega questo ginocchio Edoardo, benissimo, e siamo sempre dei supereroi, mi raccomando, eh? E adesso c'è il supereroe più difficile di tutti. Allora, supereroe più difficile, ci proviamo un po' più indietro e tiro su la gamba e adesso devo volare perché devo andare a raggiungere chi ha bisogno di aiuto. No, 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 facciamolo così, vai. E indietro, vogliamo, 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 dobbiamo raggiungere.
Benissimo. Piego il ginocchio. Piego il ginocchio, dritta la nostra schiena. Dritta, dritta la schiena. Dritta, dritta la schiena. Perfetto. Piego il ginocchio, da bene, davanti. Dritta la schiena. Dritta, dritta. Energia, energia, energia. Ok. Adesso però noi ci giriamo di spalle. Non fa niente, voi ci vedrete di spalle. Questo piedino rimane così e questo diventa così. Questo piedino è sempre vicino al mio. Benissimo. E pieghiamo il ginocchio. Questo ginocchio piegato. Ok, e mi raccomando, voi appoggiate sopra il braccio dei genitori. I genitori vi mantengono. Energia, 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 energia. E adesso l'ultimo supereroe, attenzione. Quello che deve volare per raggiungere. Senti l'altra gamba. Pronti? Via. E volo. Dritta, dritta. Vai, 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 che ce la fai. Vai, vai, vai. Perfetto. Cerchiamo di restare su almeno per un po' di tempo. Ci dobbiamo esercitare perché non è facile. Ora, per scendere giù, ci trasformiamo in delle bambole di pezza. E giù con le ginocchia. E giù con la testa. E le manine vanno indietro. Ci sediamo sui nostri piedini, in questa maniera. Ok? Giù i piedini. Ok, le manine qua dietro e ci rilassiamo un attimo in quella che viene chiamata anche la posizione del bambino quando sta chiuso e rannicchiato dentro la pancia della sua mamma. Ok, adesso invece quello che vi abbiamo detto terminiamo in questa maniera. Prendiamo i nostri pupazzetti e li mettiamo sulla pancia. Ok. Ok, ci sdraiamo, io interrompo adesso e cercheremo di fare una piccola cosa, una piccola magia. Mettiamo il nostro pupazzetto sulla pancia, chiudiamo gli occhietti e proviamo a gonfiare il pancino quando facciamo entrare l'aria dal nasino per portare il pupazzetto su. E poi sgonfiamo il pancino per far scendere il pupazzetto. Come se il pupazzetto stesse proprio su una barchetta in mezzo al mare e le onde del mare lo fanno muovere in su e in giù, come l'onda del nostro respiro. Poi, per concludere, la nostra campana. Lentamente ci giriamo, togliamo il pupazzetto per sederci. Ok, ci mettiamo un po' più avanti. Adesso, binocolo, ve lo ricordate? Indice e pollice. Il nostro binocolo, le dita aperte, appoggiamo prima la O che viene dal pancione, poi la M dell'ape e poi continuiamo. Quindi prendiamo l'aria, sentiamo il profumo dei fiori. O. Shanti, che vuol dire pace, quindi faremo Om Shanti Shanti Shanti. E ci ringraziamo con il nostro saluto, ci salutiamo, ci diciamo Namaste, che vuol dire sempre grazie per esserci tutti quanti qui, per essere tutti quanti noi qui.